Oggi ti mostro la ricetta originale, quella classica, per la cottura delle orecchiette alle cime di rapa. Innanzitutto, queste sono le cime di rapa, ne vado a mondare ottenendone 40 grammi, una porzione, ma io uso solo le foglie, dato che non sto vedendo i fiori. Le cime, dopo averle lavate e asciugate, vanno tagliate grossolanamente, perché ora vanno cotte. Le cime di rapa devono essere messe in acqua in ebollizione, in tutto per 10 minuti se sono foglie. Nella padella devi mettere uno spicchio di aglio tagliato a pezzi non troppo piccoli e l'olio di oliva contro acciughe. Io ho messo un pezzo piccolo di peperoncino. Devi scaldare il contenuto della padella per far insaporire l'olio e disgregare ovviamente le acciughe. Comunque, a metà cottura delle cime di rapa devi mettere in pentola assieme alle cime le orecchiette. Io ne metto 100 grammi. I fiori delle cime di rapa possono essere messi direttamente in padella senza prebollitura, in quanto necessitano di una cottura più breve. Passati altri 5 minuti, prendi le orecchiette con le cime di rapa e scolale, perché devi mettere il contenuto della pentola nella padella per insaporirsi. Devi mescolare per insaporire il tutto. Assaggia se devi aggiungere sale, fallo. Per sciogliere il sale puoi mettere, se ne hai proprio bisogno, un po' di acqua di cottura della pasta. Comunque buon appetito!